Questa è Rogue Ally, ovvero il tentativo di Asus di entrare in questo mercato un po' particolare dei PC, portatili, console, questo mercato messo in piedi da Steam Deck fondamentalmente. Una soluzione molto interessante sia dal punto di vista tecnologico che di design e di ergonomia. Siamo riusciti a vederla qui durante un evento organizzato da Asus e mentre starete vedendo questo video in realtà saranno scaduti una grossa fetta di embarghi, quindi già avrete scoperto molti dettagli, ma adesso vi faccio vedere come funziona in concreto. Parto dal SoC, che in questo caso è una APU custom realizzata in partnership da Asus e AMD. Per il momento non è chiarissimo cosa si intenda con custom, visto che non ci sono state comunicate informazioni precise sulla collaborazione tra le due aziende. Siamo comunque al cospetto di un processore denominato Z1 che arriverà in due differenti versioni, una liscia con 6 core e 12 thread e una extreme con 8 core e 16 thread. Nessun dettaglio purtroppo per quello che concerne le frequenze né per ciò che riguarda la componente grafica di questa APU. Il SoC si basa sulle due architetture più recenti di AMD in merito a CPU e GPU. Zen 4, la stessa tecnologia presente nei recenti processori della famiglia 7000, e RDNA 3, ovvero il mattone primario su cui sono costruite le moderne schede video 7900 XT e XTX. Le due architetture sono combinate assieme in un processo produttivo a 4 nanometri e limitate in termini di consumi per rimanere all'interno del range di 15-28 W. Scavando più a fondo tra le specifiche, appare evidente come Z1 sia in realtà basato sull'APU Phoenix, la linea 7040 che vedremo a brevissimo sui laptop potenziati dai componenti AMD e su tutti gli altri concorrenti di Steam Deck in arrivo nei prossimi mesi. Le capacità grafiche di questi due SoC sono ancora avvolte nel mistero. Si parla di GPU basate sulle Radeon 780M per l'Extreme e 760M per il modello liscio. Tuttavia mancano informazioni riguardo il numero di compute unit sbloccate. È assai probabile che la versione top abbia tutti e 12 moduli a disposizione dei giochi, mentre quella standard dovrebbe averne soltanto 6 o addirittura 4, stando agli ultimi leak. Ad oggi però Asus ha confermato un'unica versione di Ally, quella basata su Z1 Extreme spinto al massimo delle sue possibilità e che noi abbiamo testato. Sotto il cofano ci saranno 16 GB di RAM di tipo LPDDR5 e uno storage basato su NVMe e PCI Express 4 da 512 GB, mentre sul fronte del display il salto in avanti rispetto a Steam Deck sarà enorme. Sebbene il pannello sia ancora di tipo IPS di soli 7 pollici, la risoluzione sale al Full HD 1920x1080 con 120 Hz di refresh, rapporto di forma 16 noni e una luminosità di picco di 500 nits. Lo schermo non è rivestito da una pellicola opaca, ma è glossy, con trattamento DXC per la riduzione dei riverberi e Gorilla Glass Victus come rivestimento. Si parla infine di 7 millisecondi di tempo di risposta e di contrasto 1000:1. Sul fronte delle connessioni è tutto al proprio posto, con il supporto pieno al Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0, la presenza di una porta USB-C 3.2 con power delivery e trasporto dati video e audio. Non manca il supporto alle schede di memoria mini SD con un bus di sistema capace di spingere al massimo il transfer rate, generando così tempi di caricamento di poco superiori nel caso in cui si decida di installare e far girare i giochi sulla memoria aggiuntiva anziché tramite l'SSD integrato. Asus mette inoltre in campo un elemento sorprendente, il connettore proprietario XG, che permette di utilizzare l'AI in combinazione con la periferica XG Mobile, il dispositivo nato per essere affiancato ai portatili della serie Flow, e che consente di sfruttare una scheda video esterna Nvidia in versione laptop per scaricare su di essa tutti i calcoli. In questo modo, Rogue Ally può essere utilizzato come un desktop replacement capace di garantire un livello di prestazioni molto superiore rispetto a Steam Deck. Anche sul fronte del design e dell'ergonomia siamo una spanna sopra alla creatura di Valve. Rogue Ally è più piccolo, maneggevole e leggero del suo rivale e il lavoro svolto da Asus per realizzare un prodotto di questo tipo è assolutamente da lodare. Il peso è di 608 grammi, circa 60 in meno rispetto a Steam Deck, mentre in termini di dimensioni il gioiello di Asus presenta 2 cm in meno per quanto riguarda la larghezza e 1 in meno di spessore. Per ciò che concerne l'altezza invece i due prodotti si equivalgono. La presa risulta molto comoda grazie a una serie di soluzioni adottate per garantire un'impugnatura sicura.
Sono presenti delle parti più bombate sui bordi e la zona centrale è meno profonda. È presente una texture molto piacevole che aumenta il grip e i pulsanti dorsali e le estremità dello chassis hanno un orientamento rispettivamente di 2 e 14 gradi per scaricare il più possibile la tensione di pollici e polsi. Tutto ciò si traduce in un utilizzo che mi ha restituito un feeling eccellente. Unica nota stonata, i tasti posteriori. Sono soltanto due, ma l'impressione è che non siano nella posizione ideale. Tenere le dita medie su di essi mentre si utilizzano gli indici per i dorsali costringe ad assumere una posizione poco naturale che rende difficoltosa la pressione. Siamo lontani anni luce dai problematici pulsanti posteriori di Steam Deck, tuttavia questa non sembra essere l'alternativa perfetta. È fuori di dubbio, la colorazione bianca distingue l'AI da tutto ciò che è presente sul mercato. Anche il design è peculiare, con gli inserti in alluminio, la texture delle zone bombate, le rifiniture con tanto di logo leggermente in evidenza sul corno destro e i due LED RGB che illuminano gli analogici. Il risultato è un look aggressivo che sembra ispirarsi proprio alla linea Flow più che alle soluzioni sobrie degli Zephyrus. Degna di nota è anche la gestione del raffreddamento. Il dispositivo fa ampio uso di plastiche e dissipazioni in alluminio per cercare di tenere a bada il peso. E a differenza di Steam Deck, monta due ventole che sfruttano nel migliore dei modi le quattro grate di aereazione presenti sia sul retro sia sulla parte superiore. La macchina riesce così a sparare un gran flusso d'aria contro la camera di vapore, mantenendo la temperatura e la rumorosità molto basse. Stando a quanto dichiarato dal produttore, l'AI non supera mai i 20 decibel sonori, un risultato straordinario considerate le performance dello Z1 e i watt richiesti per la sua alimentazione. Tuttavia, dopo una manciata di partite, almeno per quello che riguarda la mia prova, il dispositivo è risultato leggermente caldo anche nella zona delle mani, una situazione che invece non mi è mai capitato di provare con Steam Deck. Nonostante il modello di ROG Ally che ho testato fosse un esemplare non definitivo, le mie impressioni sono assolutamente positive, al netto di qualche considerazione che rimane ancora in sospeso. Ho provato Doom 2016 in versione nativa Windows 11 con tutti i settaggi impostati su medio e risoluzione 1080p. Il titolo si è comportato a meraviglia, abbondantemente sopra i 60 fps con una risposta ai comandi perfetta. Quello che mi ha convinto meno è invece l'uso del Game Pass in cloud con Forza Horizon 5. Il gioco ha manifestato molti artefatti grafici dovuti alla compressione e non aveva un refresh rate ideale. Ma soprattutto i consumi della macchina erano molto alti, come se non si fosse trattato di una versione in cloud. Ed è qui che è necessario fare delle considerazioni. Ally arriverà sul mercato con Windows 11 preinstallato e una speciale versione di Armoury Crate già montata, denominata SE. Si tratta della suite di Asus presente su tutti i laptop del produttore, sui suoi computer desktop e anche sul ROG Phone, e che permette di gestire impostazioni più o meno avanzate senza accedere alle regolazioni dei driver o del BIOS. Nel modello che abbiamo testato, Armoury Crate SE era presente in una versione di sviluppo e consentiva di spaziare fra tre modalità performance: silenziosa, prestazioni e turbo, lasciando spazio anche a una modalità manuale che in realtà permetteva solo di gestire la potenza delle ventole. Oltre a questo era possibile forzare la risoluzione dello schermo, il refresh rate, e attivare di default FSR e RSR, le due feature del pacchetto Fidelity FX per gestire upscaling e supersampling. Inoltre era possibile abilitare il monitor delle prestazioni per far apparire su schermo FPS, uso di CPU e GPU e consumi. Non era possibile però intervenire in alcun modo su tutte quelle micro impostazioni che rendono molto più granulare la gestione di Steam Deck a partire dalla regolazione del TDP. Mi sono quindi ritrovato tra le mani un dispositivo che in meno di 20 minuti di utilizzo vario, badate bene, non 20 minuti passati a giocare, aveva già consumato il 30% della batteria. Non ho informazioni sulla capienza di quest'ultima, ma considerati dimensioni e peso, fatico a immaginare valori di molto superiori a Steam Deck. L'autonomia reale dipenderà da ciò che Asus sarà in grado di offrire per quanto riguarda una suite capace di limitare le performance di una macchina fin troppo prestante. In ogni caso, sulla carta, si parla del doppio delle prestazioni di Steam Deck a pieno TDP e circa il 50% di performance aggiuntive con un consumo bloccato a 15 W. Ma quando potremo giocare con ROG Ally? Al momento non c'è ancora una data di distribuzione precisa, ma considerato quello che ho potuto provare, è probabile che entro l'estate avremo tra le mani il prodotto finale. Sul versante prezzi, invece, le cose si fanno ancora più nebulose. Asus ha assicurato che la sua creatura costerà meno di 1000 euro, e questa è già una buona notizia.
Peccato che non è ben chiaro se saranno previste più versioni, magari con i due modelli di SOC e un differente storage, oppure se ci saranno differenziazioni in base ai mercati. Nonostante il mio primo contatto con ROG Ally sia stato brevissimo, posso già dire di essere rimasto molto soddisfatto delle performance e delle caratteristiche di questo PC portatile targato Asus, un prodotto che sembra perfettamente capace di sfidare e anche superare Steam Deck. Rimangono ancora molti dubbi sul software, sull'autonomia reale e sull'integrazione con Windows 11, ma questo primo assaggio è stato sufficiente a farmi desiderare il suo arrivo sul mercato il prima possibile. E voi? Che aspettative avete sul nuovo gioiello di casa Asus? Ditemi la vostra nei commenti, non dimenticate di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. E se volete saperne di più su ROG Ally, vi invito a dare un'occhiata alla recensione scritta che trovate su multiplayer.it e anche linkata qui sotto in descrizione. Qui di fianco invece trovate una manciata di suggerimenti che potrebbero interessarvi. Alla prossima!